Buongiorno a tutti gli amici del Campaccio, siamo qui con Andrea Lalli, campione europeo di cross conquistato a Budapest poche settimane fa. Domani mattina il Campaccio, che gara sarà, che gara farai e anche come stai? Allora, innanzitutto grazie mille, ringrazio l'organizzazione per avermi dato il numero uno, è sempre un onore correre con il pettorale numero uno, quindi domani dovrò difendere, dovrò dare il massimo per onorare il titolo europeo conquistato il 9 di dicembre. Corro con piacere sui prati di San Giorgio Solegnano, dove nel 2006 avevo conquistato il mio primo titolo europeo, quindi darò il massimo come in tutte le gare che faccio. Domani sarà una gara sicuramente non semplice. Ho visto la starting list, ci sono un sacco di atleti quotati keniani, quindi sarà una bella battaglia. In queste settimane dove sei stato qua in Italia, tu in questi ultimi due anni sei stato spesso in Kenya, ti piace allenarti in Kenya, sei ormai chiamato il keniano d'Italia. In queste settimane sei stato qua per l'Italia, come ti sei allenato? Sei andato a fare anche altri due cross, o meglio hai fatto il cross di Bruxelles e poi corso anche a Roma la Win Razon. Come sono andate queste gare? Domani però sarà anche differente, diciamo, perché forse stai un pochino meglio addirittura adesso. Dunque, dopo la vittoria dei campionati europei sono tornato nel mio piccolo paesino, Campochiaro, ho avuto una serie di premiazioni, interviste, quindi non sono riuscito ad allenarmi al massimo e soprattutto non sono stato in grado di tenere la concentrazione come forse l'avevo prima di europei. Quindi diciamo che la mia condizione fisica non è quella di un mese e mezzo fa. Non sto malissimo, anche perché comunque ho spostato il mio obiettivo sulla maratona, quindi ho iniziato già subito dopo gli europei a fare qualche lavoro più lungo in vista del mio esordio il 17 di marzo. E quindi niente, ho partecipato sia al cross di Bruxelles che alla Win a Roma, dove ero anche abbastanza carico di lavoro. Questa settimana invece ho voluto scaricare proprio per rendere sì, al massimo qui al Campaccio. Perfetto. Tornerai in Kenya, parti dopodomani. Come ci si allena in Kenya e come preparerai quindi la maratona di Roma, che ti vedrà quindi all'esordio sui 42 km, un esordio tanto, tanto atteso. Come ci si allena in Kenya? Come si sta? Ma innanzitutto ormai in Kenya è la sesta volta che vado e lì ho trovato gli stimoli giusti, ho un sacco di amici, quindi ho il gruppo, la temperatura permette di allenarsi al massimo. Si sta comunque in quota perché vivo a 2400 metri e niente, faccio tutto senza stress, che comunque per me è importante. Ogni volta che corro con lo stress non rendo mai come vorrei, quindi alla fine lì ho trovato quello che più mi piace e continuerò ad andarci. Come detto, dopodomani partirò per un periodo anche abbastanza lungo, quasi di 50 giorni, andrò lì per preparare la maratona di Roma e vedremo, sarà una bella esperienza, l'ennesima bella esperienza che farò lì, la farò comunque, farò allenamenti che non ho mai fatto, quindi non so come reagirò, mi allenerò sicuramente al massimo perché comunque, come hai detto, il mio esordio è tanto atteso, ci sarà tantissima gente che mi tiferà alla maratona, quindi dovrò dare il massimo per onorare al massimo anche quello che sì. Correre senza stress in Kenya cosa significa? Prima mi dicevi addirittura a volte senza cronometro, comunque magari con 20-25 altri ragazzi keniani che ti sollecitano il ritmo, ti fanno il loro ritmo o tu per loro, insomma è una libertà, una corsa proprio in libertà, fuori dagli schemi a cui siamo abituati. Sì, infatti secondo me noi qui in Italia ci fissiamo troppo sui cronometri, troppo sui tempi, sulla distanza, sul Garmin. Io addirittura non ho il Garmin, mi ha obbligato Luciano l'altro giorno, il mio allenatore, a comprarlo, perché comunque ha detto non puoi andare lì in Kenya senza sapere misure, distanza, tempi e roba del genere. Per me è importante vivere col sorriso sulle labbra, quindi io lì il mattino mi sveglio, non ho problemi, si inizia a scherzare, si inizia a ridere,
non si respira quel clima di rivalità con gli altri atleti, quindi questo è quello che vado cercando oggi giorno, quindi lì l'ho trovato e me ne vado quindi in Kenya. Finiamo con un po' con una battuta. Domani incontri ancora Daniele Meucci qui al Campaccio. L'hai battuto a Budapest al campionato europeo, lui ti ha battuto a Roma il 31 dicembre nella 10 km. Domani quindi domani un riscatto, una rivincita. Come ti ho detto prima, il campione sono io e quindi se la vedrà dura. E quindi a domani, quindi sarà sicuramente una bellissima gara. Vi aspettiamo quindi per chi è nelle vicinanze a venire a vederla dal vivo, perché è spettacolare, 5 giri da 2 km, quindi così, oppure in televisione c'è la diretta su Rai Sport 2 dalle 14 alle 15:45. Ciao a tutti da Cesare Monetti e Andrea Lalli.